Ray Dalio, il re degli hedge fund, scrittore di Principal e gestore del più grande fondo al mondo, è in crisi? Stiamo assistendo al suo inizio di declino? Benvenuti in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi di Buzz Trading, il trader più scrocchiarello dell'universo tutto proprio. Parliamo un attimino di questo articolo di Bloomberg di ieri, l'altro ieri, non lo so, comunque è un anno difficile per Ray Dalio. Riassumo un pochettino l'articolo, poi state con me perché alla fine ho delle considerazioni da fare, come al solito, un po' particolari. Ok, intanto l'articolo nella sua croccantezza ci indica sostanzialmente che quest'anno Bridgewater Associates, l'hedge fund da 148 miliardi di dollari di Ray Dalio, ha subito delle perdite pazzesche, intorno al 18,6% quest'anno, e la gente inizia a ritirare soldi. Ovviamente al momento 3 miliardi e mezzo sono stati ritirati dal fondo, questo è l'andamento dal 2012, ed è questo l'anno peggiore al momento. In più, quindi già grandi preoccupazioni, grandi dubbi, grandi ansie in base a causa di queste performance non pazzesche. Non ha previsto per benino il calo, non è riuscito granché, anzi non è proprio riuscito a salire sul treno del rally azionario, insomma è stato sempre fuori, quindi ha subito solo le perdite. In più, se non bastasse, Dalio ha perso un contenzioso, adesso non mi ricordo, è andato in tribunale col suo ex co-amministratore delegato, ha fatto fuori una dozzina di dipendenti, insomma è un anno importante. L'ha commentato Dalio con questa intervista a Bloomberg TV, Bloomberg qualcosa: non ho problemi con i miei clienti, siamo il migliore, il più grande hedge fund del mondo ancora adesso, quindi sapevamo che c'era la possibilità di incappare in un anno negativo che non c'è mai stato, quindi ci sta e prevediamo di tornare sulla cresta dell'onda, anche perché stiamo operando allo stesso modo in cui abbiamo sempre operato, da qualche parte lo dice. In più dice, poi l'articolo ovviamente indica i suoi due principali concorrenti, Caxton Associates e Brevan Howard Asset Management, perché hanno fatto performance a due cifre percentuali, che vuol dire tutto, vuol dire niente, 10 o 99, vabbè, comunque al di là di quello. Poi dice, mentre i rivali come Renaissance Technologies, l'hedge fund di Jim Simmons, usano metodi quantitativi per la matematica e robe così, Dalio ha costruito la sua azienda e la sua fortuna su modelli che trattano l'economia come una disciplina affine alla fisica, diciamo, con leggi immutabili. E gli ex dipendenti dicono che tutto l'impegno di Ray Dalio nella divulgazione, ad esempio su LinkedIn è estremamente attivo, l'hanno distratto un po' dall'azienda, ok? Non ha cambiato i PC, i computer, non hanno aggiunto chissà che cosa, non hanno, insomma, lavorato bene ultimamente perché Dalio era distratto. Tra le difficoltà, Bridgewater ha tagliato dozzine di dipendenti affermando che servivano meno, e va bene. Sono circa 200 dipendenti al momento e sono ovviamente un po' turbati per la storia di quello che sta succedendo. E c'è una cosa interessante riguardo l'approccio cosiddetto estremo nei confronti degli ex dipendenti. Secondo il contratto firmato al momento dell'assunzione, una volta che ti licenzi sei un po' tagliato fuori. Alcuni ex dipendenti dicono che è esagerato, è fuori dalle leggi e dalla normalità e pare che tu praticamente non potrai più lavorare nel settore della finanza, ti metteranno i bastoni tra le ruote, eccetera. Quindi c'è anche questo aspetto che ha contribuito a alzare il polverone attorno alla figura di Ray Dalio. Sono contratti estremamente rigidi, eccetera. Poi, l'ultima cosa da dire è di Brad
Alford, qua sotto. Sono nel settore più di 30 anni, ho visto tutto quello che c'era da vedere sugli hedge fund e sostanzialmente dice che la maggior parte delle volte gli hedge fund implodono, soprattutto quando ci si distrae. Quindi, insomma, vari giudizi di un anno estremamente difficile a livello di performance, a livello di gestione dei clienti, a livello di gestione dei dipendenti, su vari piani, il 71enne Re Italio sembra in difficoltà. È arrivato il momento delle mie opinioni. Sedetevi, un bicchiere, un caffèino, un tè, ok? Non sarò lungo. Sono tutte cagate. Allora, il problema è questo. Qual è il contesto? Il contesto è che Ray Dalio ha 71 anni e non solo lo conoscono tutti come un pioniere, un grande trader, ok? Ma nei fatti, quindi non è solo famoso in generale, nei fatti è miliardario. A luglio di quest'anno ha 18,6 miliardi di dollari, ok? Nel suo conto personale. Gestisce il più grande hedge fund del mondo, ha scritto un best seller principal estremamente interessante, non il libro più bello che io abbia mai letto in questo settore, ma estremamente interessante, che ha dato delle ottime perle al mondo. Gli ex dipendenti, quando hanno firmato il contratto d'assunzione, c'era scritto tutto, ok? Lo sapevano. Nel momento in cui firmi per comprarti una Panda e poi la rivendi, non ti puoi lamentare del basso prezzo di rivendita, ok? Saranno anche rigidi, ma nel momento in cui tu hai fatto carte false per entrare in Bridgewater, per uscirne è un problema, ok? È talmente ambito quel posto che evidentemente le persone non consideravano la possibilità di doversi licenziare in qualche modo, volersene andare. Questo è un problema loro, però non è un problema di Ray Dalio, secondo me, questa è la mia opinione. Un altro aspetto da non considerare, ripeto, è che lui è là e gli altri no. Questa è la piccola grande differenza di chi fa trading in TV, sui giornali e sui gruppi Facebook non capisce. Questa è la grande differenza tra chi parla e chi fa. Questa è la grande differenza tra chi emette giudizi e chi fa. Nella stessa categoria di persone invidiose, rancorose, fallite, ci sono quelli che criticano Warren Buffett. Ah, a nozze quest'anno. A nozze. Perché ha perso un po', ha fatto delle mosse difficilmente capibili in prima istanza, non vedevano l'ora di criticare Warren Buffett. Adesso il value investing non funziona più, è troppo vecchio, si è bevuto il cervello, che goduria criticare. Tanto se critichi in modo non costruttivo, senza dimostrare un'alternativa valida, non ti costa niente. Dalla tua cameretta puoi criticare chiunque, almeno soddisfi i tuoi rancorosi effetti del fallimento, no? Uguale, fatto sta che Warren Buffett è l'ottavo miliardario al mondo, più ricco uomo al mondo, l'ottavo, 80 miliardi se non sbaglio, ok? E questo ha effetti concreti. Questo ha effetti concreti ed è quello che non capite, che la gente non capisce. Il fatto che Warren Buffett sia là e gli altri no, giustifica tutto, è finita. L'ha dimostrato. Le teorie sono a zero. Una cosa è concreta, tangibile, visibile, esistente. L'altra sono teorie, fatti, cose che vengono millantati o scritte nei libri. Punto. Questa è la grande differenza tra chi fa e chi dice di fare. Questa è la grande differenza, perché nel trading, nella finanza, ci sono in ballo i soldi e nel momento in cui non fai trading davvero o lo fai come passatempo, non ti puoi giudicare trader, non lo sei, non lo fai, non è quello. No, quando parli di trading non sai quello di cui stai parlando, ma io ho letto i libri, ho
Ok, tu hai letto libri, ma comunque no. È un po' come leggere Come vincere un campionato di Formula 1. Lo leggi, ne parli, vai in TV a fare il commentatore sportivo, fai tutte le analisi possibili e immaginabili, ma non vinci il Gran Premio. Non lo vinci, punto. Ma non arrivi neanche secondo. Non sei in gara. Ok? Quindi o fai delle critiche costruttive, circostanziate. Ray Dalio è in difficoltà, è stato poco reattivo e si prevedono magari dei cambiamenti in futuro dentro un hedge fund così grande e l'anno prossimo probabilmente lo vedremo di nuovo sulla cresta dell'onda. Questa è una critica normale, ci sta, ha perso, ok, sarà in difficoltà, qualcuno ritirerà i soldi, è sempre là in cima, tipo a 100 miliardi di differenza dal secondo hedge fund più grande del mondo, se non sbaglio, 50, comunque è là, da solo. Nelle classifiche del capitale gestito e si riprenderà a 71 anni, si reinventerà, non c'è alcun problema. E un altro è fare un articolo di questo genere e godere come dei ricci di quello che succede agli altri, perché non sono disgrazie, ragazzi. Ray Dalio c'ha 18,6 miliardi. Cioè, le critiche vostre a Ray Dalio o Warren Buffett entrano da qua e escono da là. Se loro avessero ascoltato chi li criticava, chi non condivideva le loro visioni, chi non condivideva le loro idee, non sarebbero lì. Ok? Semplice, molto semplice. Pochi al mondo possono dirsi vincenti, i vincenti sono vincenti perché non danno retta ai non vincenti. Ok? E questo è palese, è evidente, perché è dimostrato dai fatti. Tu puoi commentare che LeBron James non ha l'esplosività di un tempo. Governa la squadra in modo autoritario, non dovrebbe fare, dovrebbe andare più a rimbalzo, dovrebbe impegnarsi più in difesa. Perché io quando giocavo all'Olympic Team alle medie facevo di più. Ok, ma lui è là. E tu no. Questo non vuol dire che non si può criticare in assoluto, ma deve essere circostanziata la critica. Ok? Perché sennò è rancorosa e viene da una voce fallita. Ok? Tra le altre cose, Ray Dalio ha subito questa critica del tipo: lui si sta impegnando a fare il divulgatore, l'opinionista e non pensa più a Bridgewater. Lui lo è sempre stato. Cioè, è sempre stato un pensatore, ha le sue idee, è sempre stato un economista, ha sempre avuto opinioni sulle cose del mondo, le sta rendendo solo pubbliche, come Warren Buffett, che ha sempre avuto opinioni di qualsiasi genere. Decide lui quale rendere pubblica. Ma detto questo, sotto Ray Dalio ci sono 200 persone. 200 persone. E non hanno assunto me. Non hanno assunto te. Non hanno assunto il tuo vicino. Ok? Non hanno assunto quello che vedi sulle fonti, su classi NBC o quelli che straparlano alle fiere. No! Ci sarà un motivo. Chi lavora a Bridgewater avrà gli attributi, le competenze, eccetera. Quindi se lui sembra che si dia da fare su altro, uno lo fa perché può, perché miliardario può, due perché sa che ha un team dietro. Secondo voi accende lui le strategie? Secondo voi 10 anni fa lui accendeva le strategie? Ma dove vivete? Io non ho capito. Secondo voi Jim Simmons sta lì davanti al PC, quando era presidente della Renaissance, stava lì davanti al PC a picciare le strategie, a cliccare? Ma di cosa state parlando? Quindi il mio discorso è: Ray Dalio è in difficoltà, non sappiamo esattamente quali siano le sue strategie dentro l'hedge fund, sappiamo che a livello di portafoglio si comporta bene, low season, a me non piace, ne parleremo in un'altra serie, non mi piace, però si comporta bene, ha fatto tutti i suoi ragionamenti, ha una mente acutissima, è super miliardario. Quindi al netto di questo, nel momento in cui quest'anno perderà 20 miliardi di finanziatori, l'anno prossimo sarà di nuovo sulla cresta dell'onda. Non è l'anno prossimo, è l'anno dopo. Con Warren Buffett è capitato così. Ragazzi, è così. Succede. Succede. Criticare per criticare, no, grazie. Il mio consiglio spassionato è di prendere enormi distanze in modo feroce e violento con chi commenta in virtù del proprio senso di fallimento, ok? Quello no, quello non migliora nessuno, quello è totalmente inutile. È il lamento dell'ufficio, la macchinetta del caffè non va mai niente bene,
di qua di là, ma hai visto qua, se io potessi governare questa azienda, allora vedrai, è lamento perenne, non funziona mai niente, e le critiche a qualsiasi cosa, e poi si vive la solita vita fallita. Quindi vi consiglio caldamente di distanziarvi da queste persone, di circondarvi di persone con la mentalità vincente, costruttiva, ambiziosa, che non sta a perdere tempo commentando i fallimenti degli altri, ne sottolinea i successi e li prende come riferimento per migliorare se stesso. Questa è la mia opinione, anche se questo articolo ha scritto Catherine Barton, che scrive a Bloomberg, quindi è assolutamente di livello, avrà studiato chissà quanto, sarà super top, guadagnerà tanto, e questo articolo lascia desiderare, punto. Non c'è altro da dire. Come tutti gli articoli dopo pandemia riferiti a Warren Buffett, uguale ragazzi, uguale, non si vede l'ora di attaccare il vincente di turno. Però intanto Warren Buffett, a parte che è sereno come solo lui può essere, e lo è sempre stato perché è una persona estremamente acuta, ma soprattutto fa ancora più soldi, cioè è proprio sereno, capito? Non solo da una questione psicologica, è sereno perché fa un sacco di soldi, è sempre là, e soprattutto un effetto concreto è che lui quando morirà lascerà 100 miliardi in beneficenza. Tu quanto stai lasciando? Ok, quindi chi fa del bene al mondo? Chi commenta o chi fa? Contestualizzandolo, fatemi dire questa cosa e poi finisco. Chi ha impatto concreto nel mondo del trading? Chi va alle fiere a parlare della strategia definitiva? Chi è nei gruppi su Facebook a pubblicare equity line assurde? Chi va in TV a parlare del commento del giorno? O di chi studia trading, chi rischia i propri soldi, chi sa che la strada è difficile, ma con l'impegno e con la perseveranza si può fare, perché il successo è nel lungo periodo e bisogna costruire bene qua per avere risultati là, cioè più avanti. Capite chi state ascoltando? Ok, no, così lo dico. Signori, buona giornata, buon trading, se volete approfondire i discorsi dei 5 pilastri o del trading scrocchierello, link in descrizione, ve lo consiglio caldamente. Ogni volta mi chiedete qual è la strategia migliore, come faccio a fare successo nel trading, e c'è un webinar, l'ho fatto apposta, c'è un webinar gratis, lo si vede, 5 pilastri del trading, e siete a posto, possiamo anche non risentirci mai più. Poi ovviamente se volete approfondire ci sono i corsi, e lo faccio per questo ovviamente, proprio perché il mondo del trading in Italia fa schifo ed è fatto da commentatori falliti che non fanno davvero e che sono pronti a giudicare, a far finta di fare soldi nel nulla. La loro disgrazia è che chi fa trading davvero li sgama subito, chi no non li sgama e quindi gli darà loro soldi, ma chi fa trading davvero li sgama, è evidente, basta una parola per riconoscerli. Buona giornata, fate bravi, buono studio e ciao.